sarà un grande polo tecnologico dove si farà ricerca, didattica, trasferimento tecnologico, sviluppo anche di nuove imprese. L'idea è proprio di rilanciare San Giovanni partendo proprio dalle università, dalle nuove tecnologie, dalle imprese. Chiaramente cambia il mondo, oggi la più grande industria è quella della cultura, dell'innovazione, della ricerca, e quindi è bello investire in queste cose, è bello investire nel futuro, averlo fatto tutti insieme dove non c'è un problema politico, è una cosa che dura da 10 anni, però gli investimenti sono stati in particolare accelerati negli ultimi anni, quindi vediamo i risultati, e dare un esempio della Campania, un buon esempio di come si può lavorare bene insieme, di cui dobbiamo essere orgogliosi. La politica CNR in Italia è basata sul concetto che la parte della ricerca va fatta insieme, perché dobbiamo fare massa critica, dobbiamo poter interagire meglio con i giovani, quindi a Napoli in particolare, perché abbiamo avuto anche la possibilità di utilizzare fondi regionali, abbiamo ridistribuito tutto il CNR in Italia. Fa fino in fondo il suo ruolo di riqualificazione di un'area che è post-industriale, che rinascerà completamente. È un progetto permeabile, quindi i cittadini godranno anche proprio dei giardini dove siamo. Già si sono aperti i primi bar dell'università prima ancora che si inaugurasse. C'è un piano di parcheggi sotto, quindi anche c'è un impatto ambientale. Della metropolitana come capolinea non più Gianturco, ma San Giovanni, la stazione si chiamerà San Giovanni Università, sta a 200 metri dall'ingresso dell'università, quindi per la prima volta non c'è prima fare un luogo e poi le infrastrutture, ma le infrastrutture vanno di pari passo, c'è il tram che ha il capolinea. Faccio ciclopico di tutta l'amministrazione. Questa cosa è una cosa bellissima, è un'idea innovativa, perché qui verranno studenti di ingegneria, verrà il CNR, verranno le imprese, quindi un vero e proprio campus dove si realizzano quelle sinergie di cui si parla sempre e che noi, oltre che parlarne, realizziamo nei fatti.